Ben ritrovati alla nuova puntata di Dal Vivo. Quest'oggi diamo il benvenuto ad Anna Campo San Piero, che ci curatrice del laboratorio Salta al Muro, che ci racconterà meglio di questa iniziativa. Benvenuta Anna. Buongiorno, grazie dell'invito. Partirei proprio con il chiederti di spiegare in che cosa consiste questo laboratorio antirazzista e perché nasce questa iniziativa. Allora, questa iniziativa nasce da un'idea di Giovanni Motta e mia. Giovanni Motta è l'altro curatore di questo laboratorio, e nasce dall'idea che ci sia bisogno di spazi in cui formare e formarsi rispetto al tema dell'immigrazione, di cui si parla molto, ma spesso in termini di propaganda o in termini di slogan. Allora abbiamo pensato appunto di creare un laboratorio, e lo chiamiamo laboratorio perché non è un corso frontale, è uno spazio in cui insieme costruiamo di volta in volta sia gli appuntamenti, sia il modo in cui ragionare e interloquire con le persone che si presentano e che hanno voglia appunto di imparare e di in qualche modo poi diventare attivisti anche rispetto a questa tematica. Quindi nasce da questa esigenza che abbiamo sentito innanzitutto noi, che siamo attivisti da molti anni. Giovanni è anche un avvocato che si occupa di tematiche legate all'immigrazione, e ci siamo resi conto che soprattutto nelle fasce più giovanili manca proprio una possibilità di formarsi per poi sapere, avendone voglia, come poter incidere, come poter attivarsi rispetto a una tematica così delicata. Perfetto, quindi vorrei proprio chiederle se può darci qualche indicazione sul periodo in cui si svolge questo progetto. Allora, questo progetto è iniziato diciamo formalmente il 2 ottobre, ma non ha una scadenza, per cui siccome è già iniziato non si può partecipare, anzi ha una cadenza di lunedì dalle 6:30 alle 8:30 in via Vallarsa, numero angolo via Benaco, in zona Piazzale Lodi a Milano. E ogni volta sono appuntamenti che, a parte, non so, le cadenze quando si incastra con le festività o Natale, l'idea è tendenzialmente ogni lunedì di incontrarsi. C'è un calendario che si può trovare sulla nostra pagina Instagram, che è Salta al Muro, in cui appunto abbiamo iniziato con un primo incontro in cui ci siamo semplicemente conosciuti. Al momento abbiamo una decina di ragazze e ragazzi che partecipano al laboratorio, e poi abbiamo cominciato a entrare un po' più nel merito. I primi due appuntamenti, oggi e lunedì avremo il secondo, avevano il titolo di È permesso, e abbiamo affrontato appunto le tematiche legate al permesso di soggiorno, anche lì andando a spiegare quanto è complicato e come funziona la richiesta del permesso di soggiorno. Avremo poi lunedì prossimo avremo un incontro con Stefano Gallieni, che è autore di un libro che si intitola Sconfinate, che è storie di donne migranti, e avremo con noi una protagonista del libro che ci racconterà anche che cosa vuol dire essere una donna migrante o di origini straniere che vive in Italia e che ha deciso di rompere anche confini e stereotipi. Avremo iniziative in cui parleremo dei migranti, cosiddetti migranti ambientali, avremo degli incontri con le comunità locali in maniera tale che siano loro a raccontarci cosa vuol dire essere migranti in un paese straniero. Cercheremo di volta in volta anche di costruire insieme alle ragazze e ai ragazzi che partecipano, con l'obiettivo di arrivare verso il 21 di marzo, costruire un'iniziativa. Il 21 di marzo è la giornata internazionale per i diritti contro il razzismo, e quindi cercheremo di costruire un'iniziativa come punto non di arrivo, ma di ripartenza poi per una seconda stagione, in modo da appunto lavorare insieme e poi trovare anche un modo di avere dei giovani attivisti e delle giovani attiviste che abbiano voglia di impegnarsi su questa tematica. Ok, quindi un progetto che è già iniziato e che coinvolge i suoi partecipanti. A questo punto volevo chiederle come coinvolge i partecipanti e che cosa è emerso dai laboratori che sono stati fatti finora.
Allora, per esempio, noi abbiamo pensato di avere due appuntamenti in cui si discuterà di un libro che vogliamo leggere insieme e di un film che vogliamo visionare insieme, sempre sulla tematica del razzismo. Noi eravamo arrivati con l'idea di suggerire la lettura di un libro che si intitola Misurare il razzismo di Piketty, questo economista francese, che affrontava appunto la tematica di come si riesce a capire quanto una società è razzista o meno, no? Quindi con che strumenti si può misurare anche una forma di razzismo istituzionale. Parlando con le ragazze e i ragazzi che c'erano, è emerso che sarebbe bello avere anche altri libri, anche libri scritti magari da persone migranti e quindi che raccontano la propria storia. Quindi noi siamo arrivati con un'idea, e questa idea è stata completamente stravolta dal laboratorio che abbiamo tenuto insieme alle persone, ai ragazzi che erano lì con noi. L'idea è proprio questa. Noi vogliamo fornire alcuni elementi che necessariamente sono rigidi, cioè se devo fare un laboratorio in cui parlo del diritto dell'immigrazione, obbligatoriamente devo inserire degli elementi che sono da studio, che sono formati, che sono codificati, ma nella maggior parte dei casi, per esempio, è uno spazio in cui non solo è possibile, ma a volte è quasi un dovere interrompere la persona che sta parlando se si vuole avere una maggiore informazione o si vuole raccontare qualche cosa che ha a che fare con quello che stiamo dicendo. Come dicevo, l'abbiamo chiamato laboratorio proprio perché non è un corso. È uno spazio in cui ci si forma reciprocamente, ognuno di noi può imparare dalle persone che partecipano, che sono molto differenti. Abbiamo delle persone che già lavorano, magari hanno già avuto anche qualche contatto con persone migranti o qualche esperienza, a giovani che hanno partecipato a qualche iniziativa di piazza o chiamata per i diritti delle persone migranti e che hanno sentito l'esigenza di fare qualcosa, e per fare qualcosa hanno capito che bisogna formarsi, bisogna sapere di cosa si sta parlando. Benissimo, quindi come ha detto prima, lei avete già una pagina Instagram che si chiama Salta al Muro, e volevo chiederle se può darci qualche altra coordinata per altri contatti, altri siti a cui fare riferimento per chi volesse partecipare. Abbiamo una mail a cui scrivere, che è laboratorioantirazzista@gmail.com, che si trova comunque sulla pagina Instagram. La pagina Instagram appunto è Salta il Muro, in cui pubblichiamo di volta in volta l'appuntamento successivo con le informazioni. Come dicevo, non bisogna spaventarsi dal fatto che abbiamo già iniziato, perché appunto non c'è un esame finale, non c'è una prosecuzione, è uno spazio assolutamente inclusivo, aperto a tutte e a tutti, dove al limite le cose di cui abbiamo già parlato sono recuperabili, perché prepariamo delle chart, abbiamo dei documenti condivisi, abbiamo fatto poi ovviamente una chat di WhatsApp in cui ci teniamo informati, anche ci scambiamo informazioni su appuntamenti che ci sono a Milano sul tema, cose che possono essere arricchenti rispetto al percorso che stiamo facendo insieme. Io la ringrazio tantissimo di aver partecipato al nostro collegamento e le auguro un buon proseguimento, un buon lavoro. Io ringrazio voi, grazie mille, speriamo che vengano altre persone, perché abbiamo bisogno di avere persone che seguano queste tematiche. Sì.